La langosta europea o langosta común tiene fama mundial por su pesca y por supuesto por su degustación. Esta especie, que es habitual del mar Mediterráneo, forma parte de la tradición culinaria europea y sus características por su coloración rojiza proviene de un fenómeno que se nos explica a continuación. Omar non è un astice come gli altri, si trova all'acquario di Genova perché come lui ce n'è uno su 30 milioni. La sua caratteristica è il colore giallo anziché marrone scuro, un'anomalia detta xantocromia dovuta probabilmente alla mancanza di un particolare gene. La sua storia è cominciata nel canale della Manica, dove è stato pescato. È arrivato con un trasporto di astici destinati al consumo alimentare, però diciamo che mentre questa colorazione in natura normalmente è decisamente svantaggiosa perché insomma lo rende molto visibile ai predatori, in questo caso diciamo che gli ha salvato la vita perché l'hanno visto così particolare che hanno deciso invece di mangiarselo di chiamare noi e di chiederci se potevamo accogliere questo animale. Così, da un ristorante sul Garda, Omar è sbarcato a Genova dove verrà studiato. Non se ne sa molto di queste anomalie. Cercheremo di scoprire con i ricercatori genetisti dell'università che cosa determini effettivamente questa colorazione. Avendo questo esemplare potremmo fare degli studi. Il giallo non è l'unico colore strano che gli astici possono avere, se ne conoscono anche esemplari blu elettrico o bianchi. E Omar non è l'unico ospite dell'acquario dalla pigmentazione fuori dal comune. Poco più in là, nell'area dedicata alla foresta pluviale, ci sono due pitoni albini. Lunghi 2,5 metri, furono trovati abbandonati nel greto del Bisagno nel 2016.